Per la terza volta ho rifiutato la visita del prete. Non ho niente da dirgli e non ho voglia di parlare. Passo la giornata a riflettere che poco importa morire a 30 anni oppure a 70. Dal momento che si muore, come e quando, non ha importanza. Se riesco ad accettare questo ragionamento, conquisto un'ora di calma. Non ho bisogno di vedere il prete. Non aver paura. Lei viene di solito in un altro momento. È soltanto una visita amichevole che non ha niente a che fare col tuo ricorso, di cui non so nulla. Siediti qui vicino a me. No, grazie. Perché rifiuti le mie visite? Io non credo in Dio. Ne sei proprio sicuro? Non me lo sono mai domandato. Mi sembra una questione senza importanza. A volte ci si crede sicuri. E in realtà non lo si è affatto. Tu cosa ne pensi? È possibile. In ogni modo io non saprei dire con sicurezza quali sono le cose che mi interessano, ma sono assolutamente sicuro di quelle che non mi interessano. E ciò di cui lei mi parla non mi interessa affatto. Non credi che sia la disperazione farti parlare così? Io non sono disperato. Ho soltanto paura. Mi sembra naturale. Dio potrebbe aiutarti. Non è il fatto che tu sia condannato a morte che mi induce a parlarti così. Noi siamo tutti condannati a morte. Non è la stessa cosa. E comunque non può essere in nessun modo una consolazione. Certo. Ma anche se non morirai oggi, morirai più tardi. Questo stesso problema ti si porrà in ogni caso. Come affronterai allora questa terribile prova? Esattamente come l'affronto in questo momento. Tu vivi dunque senza una speranza. Vivi nella convinzione che con la morte sarà tutto finito. Sì. Ho pietà di te. Deve essere un pensiero insopportabile per un uomo. Ascoltami, sono sicuro che la domanda di grazia verrà accolta, ma non è questa la cosa più importante. Tu porti il peso di un peccato di cui devi liberarti. La giustizia umana non conta, la giustizia divina è tutto. Ma è proprio la prima che mi ha condannato. Sì, ma non è servita a lavare il tuo peccato. Io non so che cosa sia un peccato. Mi hanno detto soltanto che sono un colpevole. Sono colpevole e pago, non potete chiedermi altro. Tu sei in errore, figlio mio. Si può chiederti di più. Può darsi che ti si chieda di più. Come di più? Ti si potrebbe chiedere di vedere. Vedere cosa? Tutte queste pietre trasudano dolore. Io lo so. Le ho sempre guardate con tanta angoscia. Ma in fondo al cuore so anche che i più infelici fra voi hanno visto sorgere da questa oscurità un volto divino. È questo volto che ti si chiede di vedere. Sono mesi ormai che io guardo questi muri. Non c'è cosa, né persona che io conosca meglio al mondo. Sì, forse. Da principio vi ho cercato anch'io il disegno di un volto, ma quel volto aveva il colore del sole e la fiamma del desiderio. Era il volto di una donna che si chiama Maria. Ma l'ho cercato invano. Adesso è finita. E comunque non ho mai visto sorgere niente dal sudore di queste pietre. Posso abbracciarti? No. Ami dunque questa terra a tal punto? Sì. No. Non posso crederti. Sono sicuro che ti è accaduto. Ti desiderare un'altra vita. Sì, naturalmente, ma questo non è più importante del desiderio di essere ricchi, di nuotare veloci o di avere una bocca più bella. È nello stesso ordine di cose. Vorrei sapere come immagini quest'altra vita. Una vita in cui possa ricordarmi di questa. E adesso ne ho abbastanza, signore, mi lasci in pace. Mi resta poco tempo. Non voglio sprecarlo con Dio. Perché mi chiami signore e non mi chiami padre? Lei non è mio padre. E sta con gli altri. No, figlio mio. Io sono con te. Ma tu non te ne rendi conto perché il tuo cuore è cieco. Pregherò per te. Non voglio che tu preghi per me. Ti senti tanto sicuro, è vero? Eppure nessuna delle tue certezze vale il capello di una donna. Non sei neanche sicuro di essere vivo perché vivi come un morto. Sembra che io abbia le mani vuote. Ma io sono sicuro di me, sicuro di tutto, della mia vita e di questa morte che sta per avvenire. Sì, io non ho che questo, ma questa almeno è una verità. Che importa la morte degli altri, l'amore di una madre? Che mi importa del tuo Dio? La vita che ci siamo scelti, il destino che ci meritiamo. Anche gli altri saranno condannati un giorno, anche tu sarai condannato. Che cosa importa se un uomo accusato d'omicidio è giustiziato e te non ha pianto al funerale di sua madre? Il cane di Salamano voleva quanto sua moglie o quanto Maria che voleva che io la sposassi. Ma che importa se lei vuole, amico mio, come Celeste, che vale molto di più? Ma che importa se Maria offre oggi la sua bocca a un uomo per solo?
Non vuoi capire dunque che anche tu sei condannato e che dal fondo del mio avvenire... Fermo! Fermo! Lasciatelo. Lasciatelo. Appena se n'è andato, ho ritrovato la calma. Devo anche aver dormito, perché svegliandomi ho sentito sul viso la luce delle stelle. Giungono fino a qui i rumori della campagna, dei profumi notturni di terra e di sale che rinfrescano le tempie. La meravigliosa pace di questa estate addormentata mi penetra come una marea. Le sirene, al limite della notte, annunciano le partenze per un mondo che ormai mi è per sempre indifferente. Per la prima volta dopo parecchio tempo ho pensato alla mamma. E mi sembra di capire perché alla fine della vita si era preso un fidanzato e perché aveva giocato a ricominciare. Anche laggiù intorno a quell'ospizio dove molte vite andavano a spegnersi, la sera doveva essere come una malinconica tregua. A un passo dalla morte la mamma deve essersi sentita liberata e pronta a rivivere tutto. Nessuno ha il diritto di compiangerla. Mi sento anch'io pronto a rivivere tutto. Come se quella grande collera mi avesse purgato dal male e svuotato della speranza. Davanti a questa notte carica di presagi e di stelle, mi offro per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Trovandolo così simile a me, così fraterno finalmente, sento che sono stato felice e che lo sono ancora. Perché tutto sia consumato, perché io mi senta meno solo, non mi resta che augurarmi che ci siano molti spettatori alla mia esecuzione e che mi accolgano con delle grida di odio.